I 100 anni della nascita di Donna Milani sono stati ricordati nell'agorà del Consiglio regionale pugliese con una manifestazione organizzata dalle scuole di primo e secondo grado di Bari e Foggia, dell'Istituto Preziosissimo Sangue, in collaborazione con il Consiglio regionale. Ospite d'eccezione in collegamento video, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Zuppi, che ha riservato un po' del suo tempo per salutare i ragazzi intervenuti. Con le docenti che hanno lavorato durante il mese di novembre sulla centralità della scuola nel pensiero appunto della vita di Donna Milani. Il cardinale Zuppi ha detto che Don Milani è stato un esempio di grande capacità e di grande sensibilità nei confronti delle giovani generazioni. Una scuola fatta non di nozioni, ma di verità quotidiane apprese, comprese e rielaborate. Nel percorso progressivo di una scuola che va a propria ogni più piccola esperienza della vita. Tra l'altro, c'è anche da dire che, indipendentemente dal ceto e dal senso delle famiglie di provenienza, in quell'epoca del primissimo dopoguerra, in cui si dava a tutti la stessa capacità di parlare, leggere ed esprimersi, significava non accettare lo stato delle cose, ma lottare per fare degli italiani un popolo, della comunità ed una nazione.